dormire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. La resistenza del popolo ucraino paragonata alla resistenza dei partigiani italiani. La voglia di pace mai così forte, la necessità di ricordare chi ha dato la vita per liberare l'Italia dal nazismo. Questi i temi dominanti del 25 aprile a Monte Marrone, una giornata che non vuole essere solo una commemorazione, ma che diventa un momento di riflessione sui fatti criminosi che stanno insanguinando l'Europa. Questo 25 aprile, in un momento in cui viene invasa l'Ucraina, ha un valore ancora più forte e più importante, non soltanto di ricordo ma anche di difesa di quelli che sono i valori e i principi di democrazia e di libertà che devono essere concretamente salvaguardati attraverso azioni concrete. Nessuno si deve tirare indietro, va difesa la libertà, va difeso soprattutto un territorio, la resistenza di un popolo che in questo momento anche i civili sono stati barbaramente aggrediti. Il senso di questo 25 aprile, come tutti gli anni, è ricordare quelle che sono le basi fondanti della nostra Repubblica. La nostra Repubblica è nata sui valori della resistenza, sui valori della democrazia e della libertà. Quest'anno ha un valore ancora più forte, perché c'è una guerra odiosa con un aggressore odioso e c'è un paese che va in qualche modo difeso. Quello che noi rifiutiamo è l'escalation militare che ci potrebbe portare al rischio di un nuovo conflitto mondiale nucleare. Valori di questo 25 aprile oggi più che mai sono fondamentali e importantissimi. Quanto è stato scritto col sangue in merito alla libertà dei nostri popoli e oggi anche quelli dell'Ucraina sono dei momenti questi fondamentali per la nostra libertà. Vanno perseguiti e soprattutto i giovani adesso si renderanno conto che comunque la libertà per noi è fondamentale e quanto i nostri padri costituenti hanno speso con il sangue. La giornata si è aperta con la deposizione di una corona ai piedi del cippo che ricorda il sacrificio di Jaime Pintor. A seguire la delegazione, mai così numerosa dopo 2 anni di pandemia, ha guadagnato la sommità di Monte Marrone raggiungendo il monumento al Corpo Italiano di Liberazione. Sulle montagne molisane la resistenza visse il suo momento più eroico e nel contempo più drammatico. Nessuno avrebbe mai pensato che i venti di guerra sarebbero tornati sull'Europa. Oggi c'è bisogno di più Europa, c'è bisogno di più pace, c'è bisogno di più ricordo di quei valori che ci hanno portato all'indipendenza della nostra nazione e alla pace per oltre 70 anni. Credo di essere ormai rimasta in pochi della mia generazione che possono ricordare il 25 aprile, quello del 45. Avevo pochi anni, avevo 6 anni. E avevamo una radio al centro del tavolo e avevamo passato ogni sorta di problemi durante la guerra, anche a causa del fatto che metà della famiglia era ebrea. Ebbene, io ricordo questa radio che diceva: la guerra è finita. Ricordo mia madre e mia zia che si mettono a piangere. E io pensai: ma come? Hanno pianto tanto quando la guerra c'era e mo si mettono a piangere perché la guerra è finita. Quest'anno particolarmente dobbiamo ricordare chi è morto per noi, a partire da Jaime Pintor, per tramandare alle future generazioni questo ricordo affinché tutto questo si trasformi in pace, in pace, in pace. Dio solo lo sa quando bisogno c'è di pace. Questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Stop a tutte le guerre. Allora, proseguiamo il percorso, andiamo su al monumento.